Andrea Giomaro, l'artista che realizza effetti prostetici per il cinema, ha recentemente realizzato delle opere per i film Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, Nuovo Olimpo, l'ultimo film di Ozpetek, e per il film Mimì, il principe delle tenebre di Brando De Sica, che uscirà nei cinema il 16 novembre con il trailer da pochissimo online. Mimì ha un carattere un po' particolare, ma non ha mai fatto del male a una mosca. Però se qualcuno lo prende in giro per via dei piedi, può essere che il ragazzo ci rimane male. È pieno zeppo di effetti speciali. Brando De Sica firma la sua prima regia di un film che secondo me è straordinario, veramente sopra la media, e quindi quando mi ha detto la sceneggiatura, me l'ha fatta leggere, me l'ha spiegato, mi ha spiegato che cosa c'è dietro questo film, mi sono innamorato e mi sono buttato proprio anima e corpo, e abbiamo dedicato tantissime risorse, tantissime energie per cercare di realizzare un po' la sua visione, che è assurda. Cioè, un film horror romantico girato a Napoli, napoletano, una cosa che secondo me non si è mai vista, e lui è bravissimo e ultra competente, veramente mi ha insegnato che cosa vuol dire fare il regista. E ha dovuto realizzare una parte fondamentale del film. È incredibile, ma per questo film il personaggio ha proprio una deformità ai piedi, e quindi insieme a Eusebio abbiamo realizzato i piedi deformi del protagonista. Tanto lavoro e tante soddisfazioni. L'artista ci racconta anche un'altra straordinaria collaborazione con Sorrentino. Cioè, quella lì è tosta. Abbiamo fatto l'ultimo film di Sorrentino insieme a Lorenzo Tamburini, anche lì c'era Andrea Eusebi, ormai siamo tipo una coppia di fatto fanese per gli effetti speciali, e per Lorenzo abbiamo lavorato a questo film di Sorrentino che richiedeva effettivamente delle cose assurde. Non so neanche il titolo di questo film, perché ancora ci stanno lavorando, quindi il titolo è provvisorio, uscirà presumibilmente l'anno prossimo, e niente, lo aspettiamo per vedere cos'è venuto fuori, perché abbiamo fatto veramente cose strane. Progetti futuri? Allora, mi dedico sempre con la mia cooperativa Idea, insieme a Mirko Nicusanti e Sabrina Bursi, a portare avanti tutte le iniziative della cooperativa, tra cui il Museo dei Riciclosauri, che proprio ci tengo tanto, e poi c'è... mi sto dedicando, è un periodo che mi dedico parecchio, con parecchia energia e trasporto, a parlare di cinema ed effetti speciali su internet, in una piattaforma dedicata, e quindi è un progetto che mi stimola molto.